Ora io devo andare a Itaca. E come faccio? Mi servono una nave, un equipaggio e dei viveri. Chi me la finanzia questa cosa? Non disperare, Ulisse. Ho la soluzione che fa per te. Oracolo! Rivolgiti alla FM Credit, agenzia sigla Credit. Con la FM Credit è possibile ottenere facilmente il finanziamento di cui hai bisogno attraverso la cessione del quinto dello stipendio rivolto ai dipendenti pubblici e statali. Cessione del quinto per tutti i pensionati fino a 87 anni. Anticipo TFS per i dipendenti pubblici e statali. Ma allora, grazie alla FM Credit, realizzare i propri sogni non sarà più un'odissea! Chiudi gli occhi, Ulisse, e lasciati guidare. Voi siete la FM Credit? Sì. Voi sì, che siete un mito. E se lo dico io? Raggiungiamo un obiettivo, poi un altro ancora. E siamo orgogliosi di farlo, ogni giorno, puntualmente. GLS, la tua felicità al primo posto. Sole, mare, montagna, credo che la Calabria non abbia nulla da invidiare a nessuna regione d'Italia. Forse sono le altre regioni d'Italia che hanno qualcosa da invidiare alla Calabria. E l'unica cosa che manca per il decollo definitivo è quello di snellire un po' la burocrazia e magari essere di supporto ai vari imprenditori calabresi che vorrebbero veramente far decollare la nostra Calabria. L'abbiamo già detto da parecchi anni e Pierina Dilettanti si è posto l'obiettivo di narrare sì il calcio calabrese, ma lo vuole narrare girando in lungo e largo per la Calabria, facendovi vedere le località più belle, i paesaggi più belli e è quello che si produce appunto nella nostra bellissima regione. La settimana scorsa siamo stati all'Officina 109 di Lamezia, un locale che invito veramente a visitare perché in un unico blocco troverete un po' di tutto, e quest'oggi siamo al Porto Bolaro di Reggio Calabria, un paradiso che poi andremo a scoprire mano a mano che si va avanti con la trasmissione, di cosa stiamo parlando e di cosa potrebbe diventare in futuro se la burocrazia fosse d'aiuto agli imprenditori, ripeto, con soldi privati per il decollo definitivo dal punto di vista turistico. Buonasera a tutti dal canale 77, 2x7 di Reggio TV per tutto il territorio calabrese, ma buonasera anche a coloro i quali hanno inteso replicarci, che il canale 85 di Teletresse e il canale 86 di TVS Sicilia per tutto il territorio siciliano, e buonasera anche al canale 99 di Telediamante per tutta la Riviera dei Cetri. Questa domenica si è disputata l'ultima giornata del campionato di quarta serie. Già sapete che la Gelbison ha vinto con una giornata di anticipo il campionato stesso. Ai playoff ci va la Cireale, che questo mercoledì giocherà con il Lamezia. Ci va anche il Sant'Agata, che sempre questo mercoledì giocherà in trasferta sul campo della Cavese. Ci sono i playoff nazionali. Questo domenica in Campania il San Marzano ospiterà la Reggio Mediterranea. Ci sono anche i playoff per quello che riguarda la promozione. Questa domenica a Lamezia la finale tra la Mantea e la Gioiese. Ancora una giornata da disputare per quello che riguarda il campionato di prima categoria. Ovviamente quest'oggi parleremo sì di calcio giocato, ma parleremo anche dei problemi che ci stanno ormai da anni a Reggio Calabria e nella città metropolitana per quello che riguarda gli impianti sportivi, ma pare che qualcosa si stia muovendo. Quindi buonasera a Gianni Latella, che è delegato allo sport sia del comune di Reggio Calabria e sia della città metropolitana. Buonasera. Buonasera e grazie per l'invito. Buonasera anche al Cosimo Silvano, che proprio la settimana scorsa
ha bagnato con il successo 3-0 ottenuto con il San Gaetano Catanoso la permanenza nel campionato di promozione Girone B. Buonasera Cosimo. Buonasera, buonasera Nino, buonasera a tutti e grazie per l'invito. E buonasera anche al direttore generale del Soriano, ma con lui parleremo anche del premio ormai nazionale, premio Salvatore La Gamba, che dopo un periodo di stop dovuto al Covid riprende alla grande e quest'anno ci saranno tantissime novità. Buonasera La Gamba. Buonasera a te Nino, buonasera agli ospiti e ai telespettatori a casa. Grazie. Buonasera anche al padrone di casa, che ringrazio per avermi ospitato a casa sua, Pino Falduto, buonasera. Buonasera, grazie di essere venuti a trovarci, ci fa molto piacere ospitare la tua bellissima trasmissione. E allora parto con te Falduto, ho parlato prima, siamo oggi Porto Bolaro, Marina di Porto Bolaro a Reggio Calabria. Cos'è la Marina di Porto Bolaro? Cosa offre? La Marina di Porto Bolaro vuole essere nell'intenzione un esempio di quello che può essere la nostra città, la nostra costa rispetto al mondo. Non mi stancherò mai di ripeterlo, noi ci troviamo sull'autostrada del mare più importante al mondo, che è questa che abbiamo alle nostre spalle. Noi di fatto abbiamo realizzato una stazione di servizio. Quindi tutte le persone, sono tantissime, che frequentano i nostri mari hanno la possibilità di fermarsi a Reggio Calabria, alla Marina di Porto Bolaro, fare shopping al centro commerciale, poi andare a visitare il nostro museo, il nostro bel lungomare, e se hanno poi qualche giorno in più possono anche andare a visitare tutta la nostra provincia e perché no anche le altre province della nostra regione. Quindi è un modello che volevamo mettere a disposizione della comunità, insomma. Gianni Altella, da anni ti stai dedicando alla politica, però ci conosciamo da una vita, perché io da cronista, tu calciatore del famoso Pellaro, quindi con te potrei parlare anche del Ravagnese, quindi con te potrei parlare anche e soprattutto di calcio giocato. E sforniamo un po' di numeri, purtroppo questa è una mentalità tutta italiana, dove quando non hai nulla da chiedere al campionato praticamente pensi già alle vacanze, non è corretto nei confronti di chi viene a vedere le partite, nei confronti delle altre squadre. Io proprio in questi giorni ho fatto un post un po' brutto, ma me ne assumo le responsabilità. È assurdo e vergognoso che in questa ultima giornata del campionato di Serie D si siano realizzate 45 reti che non vedevo da anni. Sì, intanto io ringrazio l'amico Pino Falduto per questa meravigliosa struttura che è riuscita a creare e che da imprenditore ha voluto investire in questa città che ha delle difficoltà a trovare investitori importanti in questo territorio, e su questo come amministratore, come cittadino lo devo ringraziare anche per questa magnifica struttura costruita con eleganza, ben curata, e un bigliettino da visita per i turisti, per chi viene a Reggio Calabria e chi utilizza le barche per fare turismo. Da parte della politica su questo deve lavorare, aiutare gli imprenditori che vogliono investire in questa nostra, città. Per quanto riguarda il calcio giocato, sì, dice bene, però intanto a livello di Serie D abbiamo il Lamezia che sta per effettuare i playoff. Mi auguro che questa attività, questo campionato possa, dopo il Gerbison, possa essere la volta anche della Lamezia per gli investimenti che ha fatto. Nell'eccellenza dobbiamo ringraziare l'ottimo campionato e la promozione in Serie D da parte del Locri. Nella città metropolitana ci sono ben tre squadre in Serie D, dal San Luca alla Cittanovese. Questo permette anche a tanti ragazzi che vogliono fare sport e calcio a certi livelli di poterlo fare. Mi auguro che anche la Regina possa trovare quella giusta dimensione, che ci siano anche questi imprenditori, questi fondi che possono continuare il progetto che ha portato avanti. Non bruciarci le domande, parleremo anche Luca di questo Gallo.
E allora, per correttezza nei confronti di coloro i quali ci stanno vedendo in questo momento, da Calabrese mi auguro per davvero che il Lamezia possa riuscire a vincere e quindi a approdare nel campionato di Lega Pro, non fosse altro per gli investimenti fatti da Felice Saladini. Ma vorrei anche dire che vincere i playoff non significa andare matematicamente in Lega Pro, perché c'è una graduatoria che bisogna rispettare, e mi pare che da questa graduatoria il Lamezia sia un tantino penalizzato perché ha avuto qualche ripescaggio negli anni passati. Detto questo, Cosimo Silvano, allora mi pare che alla fine è andato tutto bene, anche se forse questi play-out potevano essere evitati oppure no? No, diciamo che la dimensione del nostro campionato era una dimensione da stabilire, perché avevamo fatto un certo tipo di programma, poi strada facendo non è stato possibile. Il programma logicamente è stato fatto con i dirigenti della Vallata e nella persona del presidente Fazzeri, che ha voluto pure coinvolgermi per cercare poi di creare, anche con l'aiuto di Maurizio Comus, una scuola calcio, c'è già un'esistente, ampliarla e cercare di fare anche un discorso per il futuro, e portando avanti l'idea di creare qualcosa sui ragazzi, sui giovani di quella vallata. Il campionato ci ha visti protagonisti in alcuni momenti positivo, in alcuni momenti negativo, però è stata un'annata travagliata da varie situazioni che non voglio in questa sede mettermi ad analizzare questo. Dico solo che poi alla fine vincere i play-out in casa con una netta vittoria ci ha ripagato di tutto quello che è stato l'andazzo della gara. Ti dico solo che poi nel periodo del Covid su 25 persone 20 siamo stati coinvolti, quindi abbiamo saltato un mese, abbiamo fatto dei recuperi poi durante la settimana con un organico. Comunque, questo giusto per dare una risposta alla tua domanda, però poi alla fine abbiamo raccolto questo risultato, un risultato che l'abbiamo raccolto proprio sul campo con le nostre forze, con tutto quello che c'era da mettere in campo, e i ragazzi che hanno sposato questo progetto fino alla fine sono stati bravi, stupendi nel sacrificarsi e nel ottenere questo risultato che ci ripaga e ci lascia contenti. Allora, la gamba, parliamo adesso di eccellenza. Soriano ha disputato un campionato direi è più che buono, però adesso cosa sta succedendo? Ramondini che va via, non si sa se rimane il tecnico, rivoluzione per arrivare dove? Visto che c'è in procinto anche di fare il sintetico a Soriano, ma di questo ne parleremo dopo perché avremo anche il supporto delle immagini. Guarda, il Soriano quest'anno ha scelto, dopo il mini torneo dello scorso anno, ha cercato di scegliere una linea più giovane e anche legata al territorio. Ci sono state comunque, si è puntato sulla scelta appunto del duo Ramondino-Marasco, che quest'anno hanno fatto bene comunque. C'è stato un buon campionato, al di là dei risultati, magari non abbiamo ottenuto i play-off, ci eravamo andati vicini, normale, poi c'è stato nell'ultima fase del campionato un calo, però abbiamo conquistato una semifinale di Coppa Italia, successo storico per Soriano, non era mai capitato, e comunque sono stati inanellati diversi record che nei 10 anni appunto della società non erano mai stati fatti. Quindi è stata comunque una stagione soddisfacente, è normale, gli uomini io penso passano, la società rimane, e quindi non so al momento ancora la situazione, ci dovrebbe essere un incontro anche con il tecnico Marasco, quindi vediamo come andrà a finire e magari si lavora, cioè siamo già al lavoro comunque per la prossima stagione. Ecco, finisco questo primo giro di domande con Pino Falduto e poi parleremo di calcio giocato. Pino, tu in passato sei stato anche amministratore di questa città, quindi il rovescio della medaglia. Da ex amministratore cosa faresti per questi giovani o meno giovani imprenditori che vorrebbero locali, che vorrebbero investire in Calabria, Reggio Calabria? Io... Una risposta non da imprenditore? No, da ex amministratore, quindi da uno che ha avuto l'onore di rappresentare e amministrare la sua città, che è uno
una delle gratificazioni, degli onori più grandi che possa capitare a una persona. Io metterei mano al piano strutturale comunale che è stato approvato dal Consiglio Comunale, che ancora non è stato adottato, e farei un progetto completo di quello che deve essere la città. Cioè, noi, la nostra città purtroppo non ha un progetto di quello che deve essere in tutta la sua articolazione, ed è una città che di fatto ha tutte le infrastrutture che servono per poter sviluppare il turismo, l'agricoltura, qualsiasi attività. Abbiamo l'aeroporto, abbiamo il porto, abbiamo la ferrovia, abbiamo le montagne, abbiamo il mare, abbiamo le condizioni migliori che ci possono essere per una città che vuole creare veramente opportunità di lavoro e di imprenditoria, soprattutto nel settore giovanile. Ieri, stamattina, sono andati via dei signori che venivano dalla California, e uno di questi era originario di Saline, di una delle isole Eolie, e fa il costruttore, l'imprenditore in California, a Santa Monica. È rimasto entusiasta e dice: incredibile, altro che California, vi vedo in un posto che è 100 volte più bello della California. Però purtroppo, mentre la California è sviluppata, ha i suoi grattacieli, ha le sue metropolitane, ha i suoi porti turistici, ha i suoi set cinematografici, c'ha tutte quelle attività che fanno sì che un territorio diventa ricco, e noi purtroppo ancora siamo ancorati a problemi storici, che sono il problema della spazzatura, il problema della mancanza di acqua nelle case. C'è cose che, tutto sommato, se si affrontano seriamente, secondo me si possono risolvere. Ve lo dico anche da ex amministratore. Intanto io ti ringrazio, perché al di là dell'amicizia che ci lega, tu dimostri di metterci la faccia. L'ho detto anche in tua assenza, non so se te l'hanno riferito, rispetto molto Gianni Latella, e questo rispetto te l'ho dimostrato, perché avrei potuto prendere le interviste di 4, 5, 6 anni fa, quando si diceva: domani Ciccarello sarà aperto. Non l'ho fatto mai, non lo farò mai, perché so che in cuor tuo vorresti che a Reggio Calabria ci fossero 25 campi, 85 palestre e chissà quante altre cose. Evidentemente non ci sei solamente tu, ci sono anche i funzionari che mettono il freno, ma che frena a mano, quindi, e questo dimostra il grande rispetto che ho. E a questo punto ti dico, andando per step, perché vorrei parlare di Serie D, di eccellenza, di promozione, di tante altre cose. Parliamo di Ciccarello. Ciccarello potrebbe diventare veramente il fiore all'occhiello di Reggio Calabria, un po' così come è a Catanzaro, che c'è il centro federale. Però se tu metti Ciccarello, accanto c'è un albergo, può fare di tutto. Sicuramente, anche su questo io non posso che chiedere scusa per il ritardo che abbiamo avuto nel poterlo completare e dare questa struttura al centro della città, ai ragazzi, alle società sportive, alla federazione. Stiamo lavorando su tre strutture che dovremmo appaltare: questa di Ciccarello, che si deve fare soltanto il manto erboso, siamo ormai addirittura d'arrivo per l'approvazione di questo progetto, perché la struttura è completata, gli spogliatoi, tutta la parte muraria è stata completata, lì si deve fare il manto erboso in sintetico, si devono fare le luci e una piccola gradinata che viene fatta in una struttura modulare. Ma su questo io posso garantire, sia su Ciccarello, sia sul campo di Pellore, sia sul campo di Catona, che in tempi brevissimi saranno approvati gli esecutivi per poi poter fare le gare d'appalto. Ci stiamo lavorando e io giornalmente seguo in maniera costante, perché molte volte manca un punto, manca una virgola e il tutto si dilata in un anno e mezzo, 6 mesi. Purtroppo c'è anche da dire che questo periodo di pandemia, perché qui dobbiamo anche parlare della situazione che ci sono stati in questi ultimi 2 anni, 3 anni con la pandemia, l'aumento anche dei materiali, questo fa sì che anche le imprese hanno delle difficoltà
nel iniziare i lavori, perché quando il materiale ti aumenta del doppio, il ferro, il cemento, questo crea una difficoltà alle imprese a poter iniziare i lavori o partecipare ad una gara d'appalto. Noi lo stiamo vedendo anche sulla palestra di San Giovannello, lo stiamo vedendo anche su altri lavori pubblici che vengono fatti in città, come la struttura sportiva che deve essere fatta nel rione di Condena, dove, e anche questo è un altro problema che affligge la città, appunto io dico che un imprenditore come l'imprenditore Pino Falduto è un eroe investire in città, perché chi viene a fare una gara d'appalto a investire in città il giorno dopo arriva l'interdittiva. Anche questo è un qualcosa che la politica deve affrontare, non può essere che sistematicamente un'azienda, una volta che inizia un lavoro, subito dopo gli arriva un'interdittiva. Scusami, Natella, tu mi parlavi del Covid. È giusto che vengono fatti tutti... Scusami, Natella, mi parlavi del Covid, però è anche vero che due anni prima che ci fosse questa maledetta pandemia, già anni prima i lavori che la ditta La Canale, parlando sempre di Ciccarello, li ha completati, subito dopo è arrivata la pandemia e ci siamo un po' bloccati, ci sono state le elezioni e purtroppo questa situazione ti dilata, non è facile amministrare in una realtà dove a livello burocratico, come lo dicevamo, ti mancano gli ingegneri, ti mancano i dirigenti, ti mancano i funzionari e questo poi ricade sulle opere pubbliche. Ti faccio un esempio, il parco lineare sud poteva essere finito 3 anni fa, i tempi si sono allungati perché le tre ditte che fanno i lavori hanno avuto l'interdittiva, poi ti passa un anno, poi ti fanno il ricorso e purtroppo questo succede a Reggio Calabria. O succede nella città metropolitana di Reggio Calabria. Ti blocco, abbiamo parlato di Ciccarello, poi tra qualche minuto faremo vedere. Abbiamo parlato di Ciccarello, di Pellaro e di Catona. Tranquillo, queste tre strutture avranno il sintetico. Parleremo perché abbiamo il supporto delle immagini. Cosimo Silvano, che campionato è stato questo del girone B? Brancaleone ha meritato di vincere il campionato? È stato un campionato, quest'anno secondo me si è alzata pure la media sotto l'aspetto della qualità, è stato un campionato per le due situazioni, zona alta e zona bassa, anche livellato, certamente poi chi vince il campionato merita, perché se riesce a portare in fondo il campionato vuol dire che i meriti ci sono. Certamente la Gioiese poteva essere la squadra che magari poteva con un'attenzione maggiore poteva ambire pure al salto di qualità, però ci sono state delle situazioni, il ricorso col Caraffa e poi la sconfitta di Caraffa nel momento decisivo che hanno determinato secondo me la vittoria del campionato da parte del Brancaleone. Nella zona bassa, dove ha visto pure coinvolto la mia squadra, c'è stato un certo livellamento, poi alla fine la Bagnarese e il Rombiolo non ce l'hanno fatta, anche se hanno lottato fino alla fine, e poi ci sono state quelle altre squadre, c'è stata la classifica Vulse che ha coinvolto mi pare 4 squadre tra cui la mia, e poi c'è stato questo play-out che ha determinato poi la nostra salvezza e la retrocessione del Segaetano. Quindi un campionato, non è il campionato di una volta, della promozione di una volta, logicamente, ma questo secondo me vale per tutti i campionati, partendo anche di quelli professionistici. Però che quest'anno, secondo me, da quello che ho visto, anche perché io sono rientrato dopo tantissimi anni, da quello che ho visto, a differenza di qualche anno fa, quest'anno è stato un campionato con più qualità. Ecco, hai fatto un ottimo assist e sei rientrato dopo parecchi anni, perché hai impiegato tanto per il tuo rientro? No, ma io che la mia è stata sempre una scelta di lavoro, una scelta di vita, quella di stare nella mia zona a fare. Prima da calciatore sono stato in qualche piazza, tipo la Mezia, tipo altre piazze, quelle della mia zona tutte, da allenatore, da quando ho iniziato ho voluto stare nelle mie zone.
zona e dedicarmi al lavoro, perché gli impegni della famiglia mi portavano a non andare a rischiare, anche se è stata una decisione all'inizio un po' sofferta, però poi alla fine. Quindi è da 6 anni che non allenavo, sempre per motivi miei volevo smettere proprio del tutto. Poi quest'anno c'è stato questo coinvolgimento con il presidente Fazzari, anche per una questione mia personale di rientrare, di stare in quel gioco che è sempre stata la mia passione e anche il mio lavoro per lunghi tratti, e quindi mi sono divertito, anche se ho sofferto tanto, però poi alla fine quando raggiungi il risultato e lo raggiungi sul campo rimani motivato e felice di aver ottenuto un risultato che poi ti dà delle soddisfazioni, anche se a vedere quello che è stata la sofferenza può sembrare un campionato deludente, invece no, non lo è stato, perché noi sappiamo la realtà nostra qual è stata. La gamba, siamo a ridosso della stagione estiva, ovviamente un po' tutti noi andiamo in vacanza, ma non tutti, perché c'è chi continua a lavorare, perché in estate ci sono molti colleghi che organizzano tornei e manifestazioni varie. È una manifestazione che ormai è entrata nell'elite della stagione estiva calabrese, è il premio Salvatore della Gamba. Si è dovuto interrompere un paio di anni dovuto appunto a questa pandemia. Si riprenderà quest'anno con tantissime novità, non ti voglio far svelare nulla, però possiamo anche dire chi c'è stato in passato, chi è passato attraverso il premio Salvatore della Gamba. Che sì. Ricordiamo, Salvatore della Gamba è stato papà tuo. Mio padre, ex dirigente sportivo e comunque appassionato di sport. Nulla, questa siamo giunti alla 4ª edizione di questo premio. Negli anni siamo partiti nel 2018 con la prima edizione, che abbiamo avuto appunto ospite Simone Perrotta, ex giocatore della Regina, della Roma e campione del mondo con l'Italia del 2006. Poi abbiamo avuto per il premio giornalismo Francesco Repice, c'è stato Nicola Binda, c'è stato l'attuale presidente della Fiorentina Rocco Commisso, c'è stato il presidente Gravina, vincitore appunto con l'Italia dell'Europeo, lo storico europeo a Londra. Abbiamo premiato anche il presidente della Vibonese, Pippo Caffo, il presidente della Tondo Callipo, anche per il volley un premio al presidente Pippo Callipo per la volley Tondo Callipo, e numerosi ospiti che si sono alternati nel corso delle varie edizioni. Siamo già ormai da un anno pronti per questa nuova edizione, la 4ª edizione, che si svolgerà nel mese di luglio nella costa degli Dei a Tropea, e quindi non voglio svelare i nomi, perché sono comunque negli anni siamo cresciuti, e l'obiettivo di questo premio, come ne parlavamo prima con il dottor Falduto, è anche quello di andare a promuovere questo territorio, perché gli ospiti che verranno ogni anno, che sono venuti comunque al premio, non sono venuti giusto per ritirare il premio e finisce lì, ma anche li abbiamo portati a conoscere questo territorio, far vedere i nostri prodotti, l'enogastronomia, quindi conoscere anche dei posti, perché la Calabria secondo me è il posto migliore che esiste in tutto il mondo. Magari la gente vuole andare via. Noi siamo in questo splendido scenario, e quindi il mio applauso va anche al dottor Falduto per questa splendida struttura. È normale, la Calabria ha tutto, bisogna mettersi in moto per far sì che si possa dare un input in più, e ci apprezzano tutti, in tutto il mondo ci apprezzano, quindi non ci manca nulla. Ecco, poi abbiamo un clima spettacolare. Falduto, io l'ho detto in apertura, ti ringrazio per avermi ospitato a casa tua, in attesa che casa tua, in questo caso Marina di Porto Bolaro, possa essere inaugurata per la stagione estiva 2022. Quali saranno le iniziative per questa imminente stagione estiva? Il 2022 è l'anno di ripartenza, perché dopo 2 anni di Covid, anche se purtroppo i problemi per il mondo continuano con la guerra in Ucraina, io spero che possiamo intanto offrire la nostra tipica ospitalità, che è molto apprezzata dai diportisti che raggiungono la Marina di Porto Bolaro. Probabilmente stiamo lavorando per qualche evento di respiro veramente mondiale fatto in collaborazione col centro commerciale.
non posso svelare il nome, ma ad agosto, se riusciamo a chiudere una trattativa in corso, probabilmente porteremo un personaggio di livello mondiale nel campo dello spettacolo. E quindi Marina di Portopolaro può diventare un riferimento per l'estate 2022 per l'intera città di Reggio Calabria. Bene, adesso primo blocco pubblicitario. Università Niccolò Cusano. Con noi potrai ottenere la tua laurea in economia, giurisprudenza, scienze politiche, scienze della formazione, ingegneria, psicologia, scienze motorie, lettere, scienze pedagogiche, sociologia, scienze della comunicazione. A tua disposizione ci sarà sempre un tutor personale che ti seguirà nella tua formazione. Unicusano offre la possibilità di studiare telematicamente, seguendo le lezioni online, chattando con il tutor e incontrando i professori in videoconferenza. Avrai anche la possibilità di sostenere i tuoi esami nella città a te più vicina. Unicusano la trovi a Messina, Reggio Calabria, Palmi, Vibo Valentia e Roma. Per informazioni chiama all'800 34 66 40. Cos'è la libertà? Non a parole, ma nei fatti. Da 60 anni per noi è scegliere. Al posto delle scorciatoie, scegliere la consapevolezza e la qualità controllata. Scegliere di ascoltare il respiro della terra per difendere il futuro, di valorizzare un territorio per aiutare chi ci vive e di impegnarci ogni giorno per non tradire certi valori. Così puoi scegliere i tuoi ritmi e il tuo modo di fare la spesa, qualunque esso sia. Vespar, da 60 anni, il valore della scelta. I nostri punti vendita Despar a Reggio Calabria, in via Possidonia 47, via Aspromonte 30, via Schenez Prolungamento 15 e a Pellaro sulla strada statale 106. Despar, la tua scelta quotidiana. Riparto dalla tela, abbiamo parlato di Ciccarello, ci ha dato delle buone notizie, speriamo che queste notizie siano davvero definitive. Tu hai parlato prima di Catonalo, bypasso. Perché c'è un altro campo che a me, a noi tutti, ci sta particolarmente a cuore. E questo campo, negli anni che furono, ma non sto parlando di 20 anni fa, ma nemmeno di 6 anni fa, disponeva di un manterboso tra i più belli della Calabria. Addirittura le squadre che allora venivano ad affrontare la Regina preferivano fare la rifinitura proprio in quel campo. E anche lì un imprenditore ci ha investito molto. Sto parlando di Franco Pellicanò. Sto parlando dell'Interreggio, sto parlando del campo sportivo di Ravagnese, che nel frattempo, mi devi perdonare caro Latella, è diventata una discarica all'aperto. Adesso come siamo? So che i lavori, che il bando è stato vinto da un ATO che fa parte come capofila, cioè la Ravagnese, però c'è qualche piccolo inghippo. Qual è questo inghippo? No, l'inghippo, purtroppo ci sono le situazioni burocratiche, la dirigente deve, come dire, dare e fare tutti gli incartamenti per poter consegnare la struttura a questo ATO che ha vinto il bando. Mi auguro che lo possa fare nel più breve possibile. Stessa cosa è per quanto riguarda il campo di Archi. Anche qui purtroppo qui c'è una piccola situazione con la società che ha vinto il bando, che ha un debito con l'amministrazione, e questo ATO non può essere ratificato. Stiamo cercando di risolvere il problema affinché
questo possa essere risolto e consegnare la struttura alle società che hanno vinto il bando. C'è un'altra cosa per quanto riguarda il campo di Archi: con il PNRR abbiamo inserito 400.000 euro per fare sia il manterboso e sia l'illuminazione. Prima di consegnare la struttura alla società Archi che aveva vinto il bando. Mi auguro che tutto, ci sto lavorando affinché tutte e due situazioni possano essere risolte, dando l'opportunità intanto al Lavagnese al lato che ha vinto il bando di poter prendere possesso e fare quei lavori necessari per poterlo rendere agibile e idoneo a poter fare, a disputare i campionati, anche perché il Lavagnese è una ottima realtà calcistica, ha disputato un ottimo campionato, ci sono tutte le condizioni a poterlo, come dire, riattivare, consegnarlo alla società e ai ragazzi che possono fare attività sportiva. Milatella, ma se l'amministrazione comunale dà come vincitrice del bando a Donato, che fa capofila a Lavagnese, mi pare evidente che questa società abbia consegnato i documenti perfetti. Adesso non vedo dov'è l'inghippo. Tu mi parlavi che la dirigente sta trovando, la dirigente del settore sta trovando delle anomalie, ma se prima do la possibilità a un tizio di vincere il bando perché ha i requisiti per vincere il bando, poi cosa succede? Sì, ma su questo la competenza è del dirigente, la politica può prenderne atto, può, come dire, sollecitare, però non può entrare su un atto amministrativo, un atto dirigenziale. Purtroppo con la legge Bassanini dà un potere grandissimo ai dirigenti che gestiscono a livello burocratico tutte quelle che sono gli adempimenti per far sì che un bando possa essere completato. L'abbiamo visto con il Miramare, quando non si fanno le cose in maniera, diciamo, non si percorre la strada giusta, molte volte poi puoi incorrere anche a un abuso d'ufficio e questo non ce lo possiamo permettere. Io ho sollecitato per vedere le situazioni, se questa è una situazione che può essere risolta nel tempo breve possibile. Lo stiamo facendo, mi auguro che possa essere risolta e possa essere consegnata questa struttura per essere riqualificata, perché nel bando è previsto anche che chi il vincitore deve sistemarlo e poterlo per poterlo renderlo fruibile. Ecco, vi ho fatto parlare moltissimo, adesso mettiamoci un po' di pallone che rotola all'interno di un rettangolo di gioco. Abbiamo detto in apertura 45 gol realizzati in questa ultima giornata, praticamente difese molto allegre, si sono segnati tanti gol nelle singole partite, come ad esempio il Porto che ha vinto 6-1 con la San Cataldesi, il Paternò che ha vinto 4-3 con il Cittanova e la sconfitta del San Luca in casa con il Troina. Ma Andrea Cerame ci fa il riassunto di questa ultima giornata. La 38esima e ultima giornata di Serie D ha emesso gli ultimi verdetti. Il Giarre, con la vittoria sul campo dell'Icata per 3-1, ottiene la salvezza diretta e condanna ai play-out Castrovillari e Rende. Retrocesse invece Troina e Biancavilla. Negli altri campi la capolista Gelbison è con la testa già in vacanza e il Santa Maria Cilento vince 3-0. Pronti via e vantaggio ospite con una bella azione. Romano cross in aria per Maggio che fa la torre per Cunzi, spaccata vincente del fantasista ospite che vale l'1-0. Nel secondo tempo il raddoppio lo firma Gabionetta, che da fuori area di sinistro trova l'angolino basso. Nel finale c'è gloria anche per Bomber Maggio, che controlla un lancio lungo in mezzo a due difensori e con il destro fa 3-0. Spettacolare 4-3 invece tra Paternò e Cittanova. A passare in vantaggio il Paternò con Foderaro, che è servito in profondità da Puglisi, sorprende la difesa ospite davanti all'estremo difensore e non sbaglia. Il 2-0 è quasi una fotocopia del primo gol. Ancora Foderaro da posizione defilata. Su suggerimento di Labiana trova il secondo palo e raddoppia. Il Cittanova non si arrende e accorcia con Bonanno, che è servito sul filo del fuorigioco in area di rigore, controlla e batte lo faro. Gli Etnei non si fanno intimidire dal gol di Bonanno e rimettono le cose a posto, con la rete di Cangemi che riceve da Foderaro al limite e di prima intenzione calcia insaccando il 3-1. Nella ripresa il Cittanova accorcia nuovamente con questo cross dalla sinistra di Condomitti, che beffa lo faro e finisce alle sue spalle per il 3-2.
pochi minuti più tardi arriva anche il pareggio. Maggio entra in area e viene toccato da un difensore rossoazzurro. Fallo e calcio di rigore dal dischetto Babbo Nanno che fa 3-3. Nel finale è però il Paternò a spuntarla con il colpo di testa vincente di Bontempo sugli sviluppi di un calcio d'angolo per il 4-3 finale. Vince anche il Real Aversa che batte il Trapani 3-1 e saluta nel migliore dei modi il proprio pubblico. A passare in vantaggio sono però i siciliani nel primo tempo con Spano che lanciando in profondità entra in area, salta un difensore e batte il portiere di casa per l'1-0. Nel secondo tempo il Real Aversa prima trova il pareggio con questo gran gol dalla distanza di Mariani, poi su cross di Cavallo dalla bandierina, Schiavi di testa completa la rimonta. E pochi minuti dopo, ancora Schiavi, con un tiro a giro alla Insigne, trova anche il 3-1. Altra gara spettacolare è quella tra San Luca e Troina, a vincere sono gli ospiti per 5-4, che però non riescono ad evitare la retrocessione. Pronti via gli ennesi passano, cross dalla destra di Lorefice per Corcione, che controlla in area di sinistro fa 1-0. Il San Luca non ci sta e pareggia con il tocco sotto misura di Bruzzaniti, che lanciato in profondità batte Faccioli per l'1-1. Tutto da rifare per il Troina che non molla e trova nuovamente il vantaggio. Leone calcia da dentro aria, il pallone viene deviato e sfugge dalle mani del portiere di casa per il gol del 2-1. Nella ripresa il San Luca pareggia su calcio di rigore per un tocco in aria e danni di pelle. Della battuta si incarica lo stesso attaccante che spiazza Faccioli e fa 2-2. Gli ennesi trovano nuovamente il vantaggio con il gol di Corcione che di sinistro dal limite insacca il 3-2. Poco dopo, al Troina, viene anche assegnato un calcio di rigore per una trattenuta ai danni di Frat'Antonio. Dal dischetto va Corcione che firma il 4-2. Ci pensa poi Leone a siglare il 5-2 con un tocco ravvicinato dopo il cross di Lorefice. Il San Luca però non si arrende e rientra in partita con la rete di Crucitti che da posizione defilata infila Faccioli. Nel finale arriva anche il quarto gol dei calabresi con Carbone, che ribadisce in rete un pallone vagante in area ospite dopo un calcio d'angolo. Sconfitta esterna poi per la Cireale che cade 3-1 sul campo della Cavese e si appresta a disputare i playoff contro il Lamezia. Per i campani invece l'avversario sarà il Sant'Agata. Vince il Lamezia Terme che batte 3-1 il Rende e lo condanna ai playout dove affronterà il Castrovillari. 6-1 del Portici contro una San Cataldese già salva e infine vittoria anche per il Castrovillari che batte a domicilio il Biancavilla 3-0 ma non riesce ad evitare i playout. E a proposito di ultima giornata, una gara importante si giocava al Guido di Ippolito di Lamezia tra l'FC che ormai non aveva nulla da chiedere al campionato se non confermare la quarta posizione ed il Rende che aspettava notizie buone dal Dino Liotta di Licata dove era presente il Giarre. Il Giarre ha vinto, quindi ha escluso la permanenza diretta della Rende che tra l'altro questa domenica andrà a spareggiare nei playout contro il Castrovillari e questa è una notizia molto brutta perché una delle due calabresi, Castrovillari o Rende, saluterà il campionato di Serie D. Ma quello che mi ha colpito in maniera negativa è che una Rende che deve lottare per rimanere nel campionato di quarta serie non può approcciare la partire in quella maniera, molliccia, senza alcuna reazione, agonisticamente una squadra sottotono, non so quello che sia successo, sta di fatto che se il Lamezia nel primo tempo avesse segnato 3 gol non avrebbe rubato assolutamente nulla, però quando la frittata era già pronta ed già con la tavola apparecchiata il Rende si è svegliato, ma questo risveglio è arrivato troppo tardi. Ma di questa partita sentiamo il commento di Stefano Scarfò. Vince il Lamezia e per il Rende la salvezza dovrà passare per lo scontro alla play-out con il Castrovillari. Al Guido di Ippolito la formazione di Campilongo si impone 3-1 chiudendo la stagione regolare con 69 punti e la quarta posizione in classifica. Al terzultimo posto chiude invece la compagine biancorossa di Franceschini a salvarsi direttamente il Giarre vittorioso in casa dell'Licata. Il vantaggio giallo-blu arriva dagli 11 metri grazie ad un rigore concesso per un atterramento di Schimmenti in area avversaria. Rusescu dal dischetto non fallisce l'occasione di sbloccare la gara già dopo 11 minuti. Il raddoppio arriva nella ripresa quando De Miranda spedisce nella propria porta il cross di Tringali. C'è gloria anche per Provazza che crea lo scompiglio in area rendese e supera Mittica in diagonale. Ad accorciare le distanze per i biancorossi è invece un destro di Chiodo. Ora testa alla post-season, il Lamezia torna in campo mercoledì con la sfida in casa della Cireale, terzo in classifica. Si gioca in gara secca, la vincente approda in finale, dove domenica 29 affronterà la vincente dello scontro tra Cavese e Città di Sant'Agata. Sempre domenica andrà in scena lo spareggio salvezza fra le due compagini cosentine.
Pino Falduto, una provocazione, l'abbiamo già detto prima, loro ci mettono la faccia, i politici, però alla fine la politica vera e propria la fanno i funzionari, dove per mettere una firma impiegano anche un anno, per portare la carta da un ufficio all'altro impiegano 6 mesi. Scusa, ma Pino ha vissuto nella Prima Repubblica dove l'assessore... No, io ero uno che contava, è vero, io non sono stato nominato assessore, io sono stato eletto assessore. Però l'assessore aveva un firmavo, potere... E io firmavo gli atti, mentre ora non li firma l'assessore. La Bassanini è stata la distruzione della democrazia nel nostro paese. Partecipativa. Cioè, aver voluto fare la sceneggiata, no, di staccare la gestione dall'amministrazione politica, è stata solo una sceneggiata, perché di fatto poi i dirigenti e i funzionari vengono comunque nominati dalla politica. Il problema qual è? Che quando la politica nomina un dirigente o un funzionario, molto spesso sono persone che vengono collocate lì soltanto perché conveniva collocarli in quella posizione. Una volta non era così, i dirigenti e i funzionari del comune erano istituzioni che appartenevano a tutti. E il politico si confrontava, ma comunque era lui che prendeva poi la decisione finale. Oggi purtroppo non è così. C'è da dire che il politico ha un potere comunque altissimo, che è la programmazione, la capacità di far fare degli atti di indirizzo molto, molto precisi. Se tu fai gli atti di indirizzo precisi, obblighi il dirigente a rispettarli e quindi a rispettare anche i tempi. Purtroppo negli ultimi periodi, negli ultimi decenni, la politica ha perso lo smalto, la voglia di essere protagonista e leader. E allora spesso ci si adagia al vivere il quotidiano aspettando le prossime elezioni. E questo ha provocato dei danni, secondo me, molto, molto pesanti al sistema Italia, perché poi non è un problema di Reggio Calabria. Ah, sono un sistema Italia, certo. Io invito Gianni Latella, il quale mi onoro di essere un suo amico, devono darsi una mossa, devono incazzarsi, la città non può vivere in questo stato. Più che sollecitare, battere i pugni sul tavolo. Ma no, ma poi non devono battere i pugni. Il problema qual è? Che la città, la provincia, la città metropolitana della regione ha bisogno di progetti importanti in grado di rivoluzionare il territorio. C'è il campetto di calcio, le cose, sono il campo di Ravagneso, questi campi li abbiamo messi noi col decreto Reggio nel 1989. Siamo nel 2022, ancora il campo di Ravagneso non è funzionante. Solo no, che poi... Ma voglio dire, poi la sostanza qual è? Abbiamo 1000 campi di calcio, 1000 palestre, poi queste cose a chi è che le gestisce? Come si vengono gestite? Questa è una domanda che farò tra qualche minuto alla Tella. Intanto la gamba e poi Silvano. La gamba, si parlava poc'anzi sia Falduto e sia la Tella parlavano di impianti sportivi, a Soriano c'è stato quest'anno il del campo sportivo. Per tanti anni avete avuto la deroga da parte del presidente Minarchi a giocare sul campo in terra battuta. Quest'anno il Soriano è emigrato nel vicinato di Vibo Marina, però a quanto pare il sintetico dovrebbe essere pronto, se non per l'inizio della stagione sportiva 2022 e 2023, sicuramente per il prossimo anno 2023. Guarda, innanzitutto permettimi di ringraziare la struttura che ci ha ospitato in questa stagione. Purtroppo siamo dovuti emigrare, ma ringraziamo anche comunque i tifosi che sono venuti, ci hanno raggiunto anche a 20 km di distanza, comunque ci hanno seguito durante la stagione. È normale, si sta lavorando già da un po' di tempo, sono iniziati i lavori dell'impianto appunto di Soriano e si spera comunque entro l'inizio, se non proprio l'inizio della stagione, quindi settembre, agosto-settembre, magari al campionato già iniziato poter ritornare nuovamente nella struttura appunto di Soriano con il sintetico. Avevo fatto un sopralluogo insieme all'amministrazione, insieme al sindaco Bartone, che ringraziamo anche per esserci vicino, e comunque si sono attivati, sono già partiti i lavori proprio per il rifacimento del sintetico e anche della struttura degli spogliatoi e della gradinata precedente. A proposito dei campi, anche lì a Mammola un terreno disastrato, se passare il microfono a Cosimo, si gioca in terra battuta, addirittura non c'è la divisione tra
ospiti e ospitanti. Le partite le abbiamo fatte tutte in casa. Però c'è un problema. No, e c'è la zona che divide pure il settore ospiti. Però perché in campo in perché se non ci fosse stata la partita del play-out si sarebbe disputata a Camponeto. Quindi, però il terreno effettivamente bisogna dire che lascia un po' a desiderare. Quindi io da addetto ai lavori dico che i campi ormai quelli di una volta bisogna dimenticarseli, perché purtroppo c'è bisogno anche di queste strutture dove il sintetico deve essere, ormai nemmeno lì qui nella nostra zona l'erba naturale può avere una duratura, perché mantenerlo, ci sono dei costi. E poi io ho visto il campo di Logro, il campo di Siderno, quando il campo di Siderno ancora è in erba naturale, però poi quando arriva febbraio lascia il tempo che trova la struttura, mentre il sintetico ti garantisce di avere una struttura idonea, una struttura bella, e secondo me queste strutture idonee, belle a vedersi, poi invogliano anche i ragazzi a partecipare, perché io ho visto per esempio la nostra realtà lì a Mammola, tanti giocatori, anche se parliamo di promozione, dicevano no, non vengo mister perché magari il campo è un terreno così, un terreno che lascia desiderare. Abbiamo ricevuto la visita del sindaco, io magari sono di passaggio, però ho sentito in quella circostanza che ha garantito che quest'anno ci sarà un intervento, quindi mi auguro che tutti questi campi anche possono avere questi terreni che sono ormai all'avanguardia, ecco Nino, perché è così. Io non capisco, non voglio dire non condivido, come ogni comune non ha la possibilità, avendo la struttura del campo, a fare un campo idoneo, fare un campo voglio dire, diciamo sintetico, ma avere una struttura idonea ogni comune lo dovrebbe avere, perché la Lega dovrebbe, secondo me, ma non so se dico una cavolata, dovrebbe imporre e dire o c'è il campo così, con queste caratteristiche, con queste cose, o se no non si può fare calcio. Secondo me si arriverà facendo così, ogni comune a dare la possibilità di avere questi campi. Attraverso i progetti del PNRR, e se ci sono questi progetti, in come potrebbe cambiare l'impiantistica sportiva in Calabria? Ma quando parlo di impiantistica sportiva non mi riferisco solamente ad un rettangolo di gioco, mi riferisco anche alle palestre, alle piscine e quant'altro. Sì, noi come città di Reggio Calabria abbiamo individuato tre strutture che sono il granillo, il palloncino e il campo di archi, più per quanto riguarda anche le palestre scolastiche, tra questi c'è la palestra che è incompleta di Cannavò. Il PNRR cambierà, ma anche gli altri capitoli che abbiamo investito sulle strutture sportive cambieranno il volto delle strutture sportive della città di Reggio Calabria. E questo, a mio avviso, darà l'occasione ai ragazzi di poter fare sport in strutture idonee, qualificate, sicure, dando anche l'opportunità a chi vuole fare e organizzare grandi eventi sportivi, perché anche in questo la città si deve misurare, perché lo sport col turismo è un binomio che deve essere sostenuto e portato avanti, perché questo ti permette di poter fare grandi eventi sportivi e portare tanta gente a Reggio Calabria a fare sport, a visitare il nostro territorio, a visitare le bellezze. Qui siamo in uno scenario spettacolare, sul mare, con l'affaccio sullo stretto, l'affaccio anche con l'Etna, e su questo secondo me la politica deve puntare molto sul turismo sportivo. Su questo ci sto lavorando e mi auguro che da qui ai prossimi 2-3 anni le strutture sportive della città possano essere realmente riqualificate. E ti sottolineo che nella città di Reggio Calabria ha ben 11 campi da calcio, più 6 del centro sportivo Sant'Agata, che sono a carico della città metropolitana. Diciamo che a livello di calcio siamo ben coperti. Mi auguro da qui anche a breve che tutte queste strutture di campi da calcio possano essere tutti in erba sintetica.
perché questo, come diceva l'amico Silvano, toglie tantissime spese, perché gestire un campo in erba naturale ti costa 100.000 euro l'anno, e questa è il costo della cura del manto erboso. Voglio rimanere su di te, la tela, mi rendo perfettamente conto che forse stasera abbiamo deviato un po' la trasmissione, non parlando solamente di calcio calabrese, ma ne valeva la pena, visto e considerato che c'è anche la presenza, e soprattutto quella di Latella, di parlare di impianti sportivi. Un altro campo che mi devi perdonare, probabilmente lui si sta rivoltando alla tomba, perché è stato intitolato ad un grande personaggio che è stato il punto di riferimento per il calcio in quella zona, e mi riferisco a Pietro Reitano a Catona. È stato inaugurato il lunedì, il martedì è stato chiuso, ovviamente il lunedì di tanti anni fa. Il problema di questo campo qual è? Il problema in generale è delle progettazioni che vengono fatte non rispettando quelli che sono i canoni per poter fare disputare i campionati di promozione, d'eccellenza, di Serie D. Anche perché per gli spogliatoi, le misure anche del rettangolo di gioco devono avere degli standard ben precisi, però quando non vengono fatti poi questi ti ritrovi con una struttura che non può essere utilizzata. Ti comunico che il campo Rietano, sono stati investiti 800.000 euro per la riqualificazione, entro giugno verrà fatta la gara d'appalto, e mi auguro che in 12 mesi questa possa essere riconsegnata ai ragazzi di Catona, di tutto l'Interland, alla società di Catona, che è una società pure storica, per poter fare attività sportiva. Purtroppo stessa situazione su Ciccarello, le misure erano 90 metri, in corsa d'opera abbiamo dovuto cambiare il progetto, e ti ritrovi che il tempo passa, e quando un qualcosa non viene istruita bene ti ritrovi che il tempo si dilata nel poter consegnare le strutture. Questo è un fatto pure da tenere ben presente. Ecco, avrei potuto fare la domanda alla tela, la faccio a te Pino, Faldo, però velocissimamente, perché abbiamo altri servizi da mandare. Quando la tela mi dice non sono stati rispettati i parametri, ma dico io, no, nella mia ignoranza politica, ma non ci doveva essere qualcuno a vigilare prima? No, non è un problema di vigilare, Nino. Sai qual è il problema? È che vengono affidate le progettazioni a persone incompetenti. Perché se tu ti prendi il manuale degli architetti, dei geometri, degli ingegneri, quelle che sono le misure sono riportate nei manuali, cioè non c'è bisogno di inventarsi nulla. Come la stessa cosa nel Parco Lineare Sud, cioè un'opera che doveva valorizzare tutta la costa di Reggio Calabria. Se tu vedi, è stata realizzata una strada brutta, con dei marciapiedi larghi 1,20 m. Cioè, se tu fai un parco lineare sul mare, l'affaccio su questo scenario bellissimo, ti fai 10 metri di marciapiedi, le piste ciclabili, le piste per far passeggiare le persone. Invece fanno delle opere perché dice ci sono 800.000 euro a disposizione, quindi con 800.000 euro che posso fare un campo di 40 metri, e ti progettano il campo facendo delle stupidaggini, creando dei danni che poi si ripercuotono e vanno anche a scontrarsi con la volontà politica, perché naturalmente l'assessore, qualsiasi assessore, ha voglia di fare le cose belle, fatte bene e veloci, però purtroppo poi l'errore qual è dell'amministrazione, della politica, che poi per fare anche clientela politica vengono affidati incarichi a persone incompetenti. Ecco, bisogna cambiare, invertire questa cosa. Secondo blocco pubblicitario e poi continuiamo. Seconda Via Fashion Store, il più grande multibrand della provincia di Reggio Calabria. I migliori brand nazionali ed internazionali. Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Napapiri, Hermontown Blaine, Aeronautica Militare, Pirex, Boy London, Jacks & Jones, Only e tanto altro. Assortimento e qualità a tua disposizione. Ci trovi a Reggio Calabria, in via Santa Caterina 234, presso il Parco Commerciale Le Ninfee, e a Villa San Giovanni, presso il Centro Commerciale La Perla dello Stretto.
La Cadi Service è leader nel settore e specializzata nella vendita, ricarica e manutenzione estintori, secondo le norme UNI 9994, nelle forniture di materiale antincendio e antinfortunistico, come estintori, porte tagliafuoco, impianti di rivelazione fumi, impianti idrici, antincendio, impianti di climatizzazione e materiale per la protezione attiva e passiva di sistemi antincendio nella consulenza sulla sicurezza e nella progettazione di impianti antincendio. Quest'anno la Locride è rappresentata da tre realtà nel campionato di quarta serie: il San Luca, il Locride e dall'altra parte la provincia, zona tirrenica, dal Cittanova. Sì, diciamo che il San Luca ormai è diventata quasi una realtà del campionato di Serie D. Sta facendo bene, sta cercando in tutte le maniere di mantenere questa categoria, nonostante sia un piccolo centro, però dobbiamo riconoscere che ad oggi la società ha sempre lavorato bene e quindi ha mantenuto anche quest'anno la categoria, e secondo me quest'anno cercherà di migliorare, quindi reputo di poter dire che il San Luca ormai è una realtà non dico consolidata, ma quasi. Il Locri, per quello che concerne la piazza, il tifo che ha, che si porta dietro, ci ho giocato, anche allenato questa squadra, è solo passione, bisogna dare merito a questa società, allo staff di quest'anno, che alla squadra, che hanno fatto un campionato eccezionale vincendo tutto. Questa società sta facendo bene, ha una serietà che lo sta dimostrando con i fatti. Mi auguro però che faccia una squadra per mantenere la categoria, perché il Locro ogni volta che sale poi sistematicamente retrocede, quindi questa è una prova d'appello che il Locri si deve assumere, e secondo me questa società può garantire anche questo. Il Cittanova, diciamo che nelle varie situazioni ha avuto sempre società serie, società solide, quest'anno hanno fatto un ottimo campionato, quindi voglio dire, non c'è che da fare i complimenti. La Gamba, volevo farti i complimenti sia a te, perché sei un collega, e sia a Vincenzo Primerano per l'impostazione a livello di informazione che avete voluto dare al Soriano. Io credo che il calcio è cambiato, l'organizzazione è cambiata, i tempi sono cambiati, e da questo punto di vista il Soriano ci ha visto bene con te e con Vincenzo. E questo progetto continuerà ancora? Guarda, allora, innanzitutto permettimi di ringraziare tutto l'intero staff che ha lavorato dietro, quindi il direttore marketing di Nicola Durante, il direttore della comunicazione appunto Vincenzo Primerano, e tutto lo staff che ha lavorato appunto alla realizzazione di queste cose che tu appunto elencavi. È normale, abbiamo costruito piano piano, abbiamo cercato di dare un'ottica diversa alla squadra, anche attraverso i social, attraverso le dirette delle varie partite, abbiamo ricevuto diversi consensi anche da parte della FIGC, appunto l'LND Calabria, proprio per la struttura che abbiamo creato. È normale che ora ci sederemo al tavolo appunto per riprogrammare la prossima stagione e vediamo di continuare questo progetto, quindi dare una continuità. Bene, questa domenica in Campania, esattamente proprio ad Angri, si disputerà questa prima partita della fase nazionale del playoff di eccellenza tra il San Marzano, che proprio sabato scorso ha vinto 2-1 con il Savoia, contro la Reggio Mediterranea. Vediamo il servizio e poi appunto parliamo di questa partita. Il servizio.
E via! È cominciata San Marzano, Savoia, ripartire 3 contro 4 possibile, di nuovo Scarpa contro Matute, Scarpa va via fino in fondo, cross al centro, alza la testa, ci prova direttamente verso lo specchio. Battaglia lì al ridosso del centrocampo, Meloni, l'1-2 riesce ad essere fruttifero, ancora palla al centro, il tiro! E c'è il gol del... sblocca la gara! Attenzione qui proprio a Meloni che aspetta l'arrivo di uno dei suoi, palla messa a rimorchio verso Tranchino! Attenzione qui però ancora all'imbucata, la palla messa al centro! E anche Spinola se lo mangia, che brivido per il Savoia, allarga sulla destra in zona Meloni, in zona Marotta, Marotta fino in fondo, palla in mezzo, sfera respinta, poi... insiste il San Marzano, insiste Marotta che punta il diretto marcatore, va via Mario Marotta, palla messa al centro, Meloni! C'è spazio per l'inserimento di Marotta, Marotta con il pallonetto! 2-0 San Marzano, Napolitano! Palla messa al centro, Orefice! Napolitano, ottima l'apertura, attenzione ad Orefice che mette bene palla a terra, Palladino blocca la sfera, scambiano i due, non c'è fuorigioco, tutto solo sul secondo palo, c'è Meloni, parte la rincorsa del numero 9, pallone da un lato, portiere dall'altro, Napolitano batte il Savoia per 3-1 ed accede alla fase nazionale. Reggio Mete che sicuramente dal punto di vista di un ipotetico ripescaggio parte molto avvantaggiato, intanto perché la compagine regina rispetto al Savoia, rispetto al San Marzano e rispetto a tante altre società lo scorso anno ha disputato il mini torneo di eccellenza, e poi perché la Reggio Mete ormai da anni è abbonata a questi playoff, riesce a superare anche la prima fase, e la terza cosa non meno importante è che anche quest'anno la Reggio Mete si è distinta rispetto alle altre per aver lanciato parecchi giovani, quindi la Reggio Mete veramente ha buone possibilità di approdare nel campionato di quarta serie che, caro Cosimo, si preannuncia abbastanza vincente. L'ho battezzato io una Lega Pro 2, visto e considerato che si parla del Catania. Mi auguro che la Vibonese possa vincere questa battaglia che il presente Caffo sta duellando con la Lega, affinché appunto Vibo possa essere ripescata, e credo che abbia tutti i requisiti per essere ripescata, perché penso che sia la società più virtuosa di questi campionati, e poi il Canicattì, il Ragusa, la Cereale e tante altre ancora. Beh, possiamo dire che è un campionato professionistico sotto tutti gli aspetti, quindi poi se ci saranno queste piazze che tu menzionavi prima sarà ancora più avvincente, ma io penso che già negli ultimi anni il campionato di Serie D quasi non ha niente da invidiare alla Lega Pro, nel senso sotto certi aspetti. Quindi, però quest'anno per i nomi che hai fatto, per le piazze che andranno a comporre questo girone, sarà veramente un campionato bello, spettacolare, avvincente, e quindi da seguire. Giovanni, la parte finale ovviamente sarà dedicata al momento davvero difficile che sta attraversando a Reggio Calabria calcistica, con la regione che ha un bivio, si parla di una probabile non iscrizione al campionato per i fatti successi a Gallo, sono stati confermati gli arresti domiciliari, così come sono state confermate anche il sequestro delle azioni. In questi ultimi giorni non ho mai letto tanti esperti di giustizia sportiva, e veramente mi congratulo anche con tanti miei colleghi, non sapevo che fossero così bravi in materia, probabilmente l'unico cretino della situazione sono io, però mi vanto di essere un cretino, almeno non sparo cazzate a raffica. Parlano di curatore fallimentare, parlano di procura, parlano di quant'altro. So che voi avete avuto un colloquio anche con l'amministratore giudiziario, avvocato Perna. La situazione attuale qual è? Io sono fiducioso affinché tutto possa proseguire
perché ci hanno rassicurato che gli acquirenti ci sono, un fondo americano, ci sono anche diversi imprenditori, e possa proseguire il progetto che Luca Galla aveva, che ha portato la Regina in Serie B, anche perché è un patrimonio della città, anche come immagine, è una delle società sportive più antiche della città, la Regina Calcio, e su questa deve essere, a mio avviso, deve essere tutelata, la politica deve dare tanta attenzione, anche perché all'interno poi ci lavorano 100 persone, è un qualcosa che come tifoso anche della Regina mi auguro che tutto si possa risolvere da qui a breve. L'avvocato Perna ci ha rassicurato che loro lavorano affinché tutto questo possa essere realizzato, e entro il 22 di giugno, quando è l'ultimo giorno di la squadra possa essere iscritta al campionato di Serie B, e mi auguro che chi viene ad investire a Reggio Calabria possa dare quelle certezze di un campionato ai vertici della Serie B. Questo è il mio augurio, e io di questo sono ottimista. Credo che alla fine poi la Regina possa fare il campionato di Serie B. Ecco, la Tella, sia imprenditore reggino, sia imprenditore italiano, sia fondo straniero, ovviamente se va ad acquistare un determinato bene, in questo caso una società, vorrebbe eventualmente non acquistare solamente debiti, ma vorrebbe acquistare qualcosa di più sostanzioso. E in questo caso le cose, i beni più sostanziosi sono le strutture. Il Fiore all'Occhiello è il centro sportivo Sant'Agata, di proprietà della città metropolitana, il Granello di proprietà del Comune. Da questo punto di vista, Comune e città metropolitana, cosa potrebbero eventualmente dire ai futuri acquirenti, se ci saranno sempre? Sì, intanto il centro Sant'Agata è nella gestione della Regina fino al 2032, e questo già è un fatto di per sé importante, perché permette la Regina a potersi allenare all'interno, permette alla Regina a poter fare e continuare a portare avanti il settore giovanile. Ricordiamoci che fino a qualche anno fa si allenavano a Gallico, la Regina si allenava a Gallico. Luca Gallo ha investito, ha trasformato il Sant'Agata nuovamente a un fiore all'occhiello, sistemando tutto il centro, e già chi viene, chi rileva la Regina, si ritrova il centro sportivo già sistemato, dove si può fare sia gli allenamenti della Regina e sia il settore giovanile. Per quanto riguarda il Granillo, l'amministrazione l'ha reso agibile nel poter disputare i campionati di Serie B. Abbiamo sistemato tutti i posti a sedere, e questo non succede neanche in altri campi di Serie B, perché se noi andiamo a vedere le immagini degli altri campi, non sono tutti completi. Noi siamo riusciti a sistemare tutte le quattro gradinate, anche con delle immagini molto belle, con i simboli della città, con il simbolo della Regina, con la scritta Reggio Calabria. Abbiamo voluto investire altre risorse, perché vorremmo che questa struttura potesse essere anche dare l'opportunità anche per partite internazionali di poterle fare. E nello stesso tempo poter anche nel periodo estivo, quando non vengono fatte le partite di calcio, poter fare anche dei grandi concerti. Per questo stiamo cercando, e nella nostra idea è quello di far diventare un punto di riferimento anche della città, tenerlo aperto 7 giorni su 7. Ecco, immagino se verrà il prossimo acquirente, sia fondo straniero sia fondo italiano, chiederà sicuramente una lunga gestione del Granillo. L'amministrazione, da questo punto di vista, cosa dirà? Dirà sicuramente di sì, come l'ha detto a Gallo, però ci devono essere i presupposti reali che questo investimento possa essere fatto nella struttura. Ti comunico che da qui a breve inizieranno anche i lavori della piscina che gestirà per intero Sport e Salute, Piazzale della Pace, alle spalle della
Gradinata Sud, quell'area diventerà anche un'area sportiva con la presenza dello scatolone, la riqualificazione del palloncino, la piscina e il campo da calcio. Il Granillo diventa qualcosa di importante per quell'area, che è un'area molto, molto grande con tanti abitanti. Un'altra struttura che mi sta particolarmente al cuore è il Viale Messina. Io ho molto rispetto verso tutte le discipline, guai se non fosse così. Però, caro Latella, dare quella mega struttura di baseball solamente per una squadra che ci gioca, c'è qualcosa che stona. Si potrebbe eventualmente, non dico convertire in un'altra disciplina, ma si potrebbe utilizzare in un altro modo, perché è grandissima, ci sono le tribune. Guarda, io ti dicevo che noi già a Reggio abbiamo 11 campi che, da calcio, più quelli del Sant'Agata. Purtroppo quella struttura è nata per il baseball, diciamo che se viene sistemata può essere utilizzata sia dal baseball e sia da altre attività, perché questo può portare ad avere anche, può essere multifunzionale, può essere utilizzata anche da altre discipline sportive. Io mi auguro che venga, perché anche qui c'è stato un bando che è stato infruttuoso, credo che verrà riproposto un nuovo bando, mi auguro che chi lo prenda poi si possa ristrutturare, riqualificare e possa essere utilizzato sia per il baseball sia per altre discipline. Lo stadio Riga da domenica scorsa è stato sin troppo piccolo per ospitare il derby della Piana di Lamezia tra la Vigor ed il San Biagio. Ha vinto la Vigor 1-0, ma continua ad esserci questo duello in testa alla classifica con il Bivongia, e probabilmente si andrà ad uno spareggio per decretare chi tra le due sarà la vincitrice di questo girone. Noi abbiamo visto la partita, vi proponiamo il servizio. Inizia in questo istante la gara. Vediamo lo scambio corto. Palla per Buccinà al limite dell'area, mette in area sul secondo palo e annulla l'arbitro. Fuori gioco, fischia, mentre parte il calcio d'angolo direttamente in porta e finisce sull'esterno della rete. Fischio dell'arbitro Foderaro al limite dell'area per l'ETA, che dà. Foderaro al limite dell'area, l'ETA non riesce a controllare, poi arriva con questo tiro al volo Calomino. L'ETA al limite dell'area, il suo tiro, la parata di Simonetta. Inizia in questo istante il secondo tempo. Piatina, no. Sembrato in aria verso l'ETA, Scarpino, uscita di Simonetta, Scarpino e vita Simonetta, ma è troppo fuori, riesce a dare per me. Perdi, entra in area Ortolini cerca di mettere al centro, sbilanciato dall'avversario, c'è la conclusione di Perri, l'arbitro dice nulla, si può proseguire. Ortolini in area, l'età dell'avversario, c'è una mischia. 3 minuti più recupero, l'ETA mette palla sul secondo palo, sul colpo di testa, e il gol! Il gol!
San Biase, che è 1-0. Pino Falduro, siamo quasi agli sgoccioli, anzi sicuramente sforeremo di qualche minuto. Continua per te questo tormento Mediterranea Life. non è un tormento, è che io aspiro da cittadino di Reggio, da cittadino calabrese, che la mia terra possa diventare un riferimento veramente per il turismo, che possa essere un attrattore per il turismo mondiale. E le strutture, anche secondo me ha fatto sempre bene il comune a non cedere lo stadio a qualche società calcistica, perché altrimenti sarebbe stata oggetto di fallimento. Quindi probabilmente, se fallisce come è fallita già la Regina un paio di volte, probabilmente lo stadio in questo momento andava a finire nella curatela fallimentare, quindi non era più utilizzabile dalla Regina successiva. Quindi io mi auguro che lo stadio comunale rimanga sempre stadio comunale, di proprietà del comune, della città di Reggio Calabria. D'altra parte, però, da imprenditore ti posso dire, per esempio, nell'ambito di Mediterranean Life noi abbiamo previsto un palazzetto dello sport per 7.000 posti, per poter far disputare delle competizioni sportive di livello mondiale e allo stesso tempo poterlo utilizzare per fare concertistica, perché vorremmo far diventare Mediterranean Life un posto dove la gente può venire a fare convegnistica di livello mondiale, perché sono previsti gli alberghi, i multisala, cioè è previsto tutto quello che serve per fare competizioni e attività sportive di livello mondiale. Grazie Pino per avermi ospitato a casa tua, mi auguro di poter ritornarci verso il mese di settembre, anche perché qui in Calabria abbiamo questa grande fortuna che 9 mesi l'anno possiamo tranquillamente goderci il sole. Ma mi auguro che durante il periodo estivo vieni a trovarci, insomma. Certo. Grazie a te invece. Vengo a trovarti per realizzare un'altra puntata, sempre se me lo concedi. Per l'opportunità che hai dato alla Marina di potersi presentare. Ringrazio anche Gianni Latella e gli amici che sono venuti qui a questo incontro. Grazie a Giovanni Lagambi, in bocca al lupo per il tuo futuro professionale. Ovviamente mi auguro che tu possa rimanere a Soriano affinché questo progetto possa andare avanti. Grazie ancora. Grazie a te Nino, e grazie a tutti, ringrazio anche gli ospiti. E nulla, sì, continueremo ora, come ti dicevo prima, ci siederemo nuovamente al tavolo con la dirigenza e decideremo, poi programmeremo la prossima stagione. Grazie. Cosimo Silvano, futuro rimane Vallate del Torbido? Vediamo un attimo, adesso è finito questo campionato un po' lungo e quindi poi insieme al presidente vedremo se ci sono le condizioni, se ci sarà la possibilità. È normale che sono rientrato dopo tantissimi anni e mi piacerebbe ancora per qualche anno essere di nuovo attivo e nel giro di questo calcio che ho sempre frequentato. Giovanni, concludo grazie con te per l'invito. Grazie. Giovanni, concludo con te dicendo cosa? A me la politica che piace è quella della chiarezza. Io credo che la politica, a costo di essere antipatica alla gente, deve dire le cose come stanno. Resettiamo tutto quello che è successo in passato, tutte le promesse a livello di impianti sportivi, cioè ricontinuiamo, rifacciamo tutto ex novo da adesso per quello che riguarda Archi, Gallico, Catona, Condera, Ciccarello, per non parlare anche delle altre palestre, per non parlare anche degli impianti sportivi ricadenti sulla città metropolitana. Ecco, quello che ci ha detto questa sera lo possiamo prendere per verità quasi certa? Sicuramente sì. Ti comunico intanto che andremo a fare anche un portale dello sport dove elenchiamo tutte le strutture sportive presenti nella nostra città. Al di là di tutto, nella passata consiliatura siamo riusciti a far riaprire la palestra di Archi, la palestra dello Scatolone, la palestra di Pellaro, il parco Caserta. Non siamo stati con le mani in mano. Siamo riusciti a far ripartire, a consegnare il campo di Archi. Alcuni
purtroppo i lavori si sono conclusi. Ti comunico che ci sarà anche il completamento della palestra di Ravagnese. Diciamo che non è stato tutto fermo, al di là del campo di Ciccarello, che io ci tengo personalmente, dove ho fatto tutto il settore giovanile, ed è anche un qualcosa del cuore, diciamo, questa struttura. Per tanti ragazzi regine che hanno fatto tutti i settori negli anni 80, 70 e 90 il settore giovanile a Reggio Calabria. La consulta metropolitana dello sport cosa comporta? Cosa significa? Significa che si occupa di sport in generale su tutta la città metropolitana, avere anche un rapporto con le federazioni, un rapporto con il CONI, con il CIP, con le società sportive, perché noi vorremmo, e su questo dovremmo parlare tanto, anche investire sull'aiuto alle società sportive, anche a livello economico come città metropolitana, alle famiglie, perché ci sono tantissime famiglie che non riescono a mantenere il proprio figlio, a far fare attività sportive, a far andare nelle scuole calcio, nelle scuole da basket o di ginnastica, e su questo la politica deve intervenire aiutando sia le famiglie sia le società sportive, perché lo sport è sì anche strutture, però le famiglie devono poter far fare sport ai propri figli, e su questo si deve investire, si devono mettere delle risorse per poter far fare sport ai nostri figli. Grazie alla Tella, grazie Silvano, grazie alla Gamba, grazie Falduto, grazie a Giovanni Postorino e Giuseppe Pellegrino che sono stati dietro le camere. Appuntamento al prossimo martedì con Piena Dilettanti, sicuramente noi ci proterremo fino all'inizio del mese di giugno e poi anche noi andremo in vacanza in vista della prossima stagione sportiva 2022-2023. Dal canale 77 di Reggio TV è tutto, a tutti voi la più cordiale buonanotte. Ora io devo andare a Itaca. E come faccio? Mi servono una nave, un equipaggio e dei viveri. Chi me la finanzia questa cosa? Non disperare, Ulisse. Ho la soluzione che fa per te. Oracolo! Rivolgiti alla FM Credit, agenzia sigla Credit. Con la FM Credit è possibile ottenere facilmente il finanziamento di cui hai bisogno attraverso la cessione del quinto dello stipendio rivolto ai dipendenti pubblici e statali. Cessione del quinto per tutti i pensionati fino a 87 anni. Anticipo TFS per i dipendenti pubblici e statali. Ma allora, grazie alla FM Credit, realizzare i propri sogni non sarà più un'odissea! Chiudi gli occhi, Ulisse, e lasciati guidare. Voi siete la FM Credit? Sì. Voi sì, che siete un mito. E se lo dico io? Ti conosce troppo bene. Per chi ce la mette tutta. Per chi c'entra sempre l'obiettivo. Fare i risi con GLS è un piacere per tutti. Beh, quasi tutti.